si può dire come augurio, così come lo diciamo alla bravissima nostra Franca Polizzi, che ha incontrato chi di respiro si intende per il filmato che chiameremo attinente alla materia. Essere o benessere? Questo è il problema. Vediamolo. Respiriamo in ogni istante della nostra giornata e su questo non ci sono dubbi, ma lo sappiamo fare nel modo corretto? Noi per scoprirlo siamo venuti a Montegrotto, in una piscina che è profonda solo 40 metri, vedete, si sente anche il rimbombo, noi siamo sott'acqua e c'è soltanto un vetro a separarci da questa profondità, ecco qua. E adesso scopriamo perché è importante una piscina per respirare bene. La privazione del respiro, l'apnea, è un modo per cogliere consapevolezza del nostro respiro. L'importanza del diaframma è fondamentale per il controllo mentale della nostra vita, della nostra prestazione, dello sport. Ho lavorato tanti anni con Federica Pellegrini, con Filippo Magnini, Luca Dotto, Arianna Enrigo. Loro vengono qua ad allenarsi per imparare a gestire la propria mente, le proprie emozioni, l'ansia da prestazione. E chi non è un campione? Anche i bambini possono venire qua a divertirsi, a diventare un po' la mia filosofia, bambini come delfini. Come nasce l'idea di costruire una piscina di ben 42 metri, se vogliamo essere precisi? Io amo il mondo subacqueo, pensando di utilizzare al meglio quest'acqua termale che il territorio ne è ricco. Praticamente abbiamo pensato di realizzare la piscina più profonda al mondo con acqua termale. Il suo sub più grande di età? 84 anni, non aveva mai messo la testa sott'acqua, aveva paura e ho voluto provare l'ebbrezza di essere come un astronauta sospeso nel vuoto e sentire questa, diciamo, felicità che ti avvolge tutto il corpo. Ma perché è importante per un astronauta imparare a respirare in acqua? Era di lavorare sul controllo del respiro e come abbassare il rischio di avere un'embolia, che è la stessa che hanno i subacquei. Professore, state utilizzando una piscina di 40 metri per fare anche degli esperimenti per le persone che hanno avuto il Covid. Per cercare di capire come stanno dopo aver avuto il Covid. E poi invece sfruttare quelle che sono le proprietà e delle acque termali e dell'esercizio fatto in acqua per migliorare e velocizzare quello che è un protocollo riabilitativo. E quindi laddove il respiro è ancora corto, laddove abbiamo ancora dei problemi vascolari, poter potenziare la nostra attività limitando i danni che ci sono stati.